16 settembre 1977. Muore Maria Callas. Registrazioni ormai di culto restituiscono in parte l'eccezionalità della sua voce, il timbro, la potenza, l'estensione e l'intensità vibrante che le valsero il soprannome di Divina. Capace di sbalordire a sorpresa come arrivasse da un altro pianeta. Il suo repertorio abbracciava le partiture per soprano drammatico e mezzo soprano, unito a un'agilità non comune. Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, questo il suo vero nome, era nata a New York il 2 dicembre 1923 da emigranti greci. Arturo Toscanini fu il primo che, incantato dalle sue doti vocali, le diede la scrittura. Grazie all'industriale Battista Meneghini, marito e manager, ai successi di Norma, i Puritani, i Vespri Siciliani, seguiranno tante altre interpretazioni memorabili. Tosca, Lucia di Lammermoor, Madame Butterfly, Macbeth, sotto la direzione dei più grandi direttori. Giulini, Bernstein, Serafin, von Karajan e di altrettanto celebri registi, come Luchino Visconti e Franco Zeffirelli. Pierpaolo Pasolini la sceglie per Medea. Sono anni in cui, osannata in tutto il mondo, si conquista anche la fama di prima donna inquieta e imprevedibile, sulla scena a volte, ma soprattutto nella vita. Dopo una carriera folgorante, turbolente passioni e scandali ne mettono a nudo la fragilità umana, che inevitabilmente si rispecchia nelle sue performance. Nel 1973 decide di abbandonare le scene e si ritira a Parigi, dove 4 anni dopo dice addio al mondo. Muore la donna, nasce la leggenda.